Gesù fu tradito per la prima volta da Giuda, ma la seconda volta che venne tradito, e anche in modo peggiore, fu dalla Chiesa, quando salì al potere. Fu sorda agli insegnamenti di Cristo che parlava di amore, di uguaglianza, di guidare il gregge di anime al Creatore, facendo capire alla gente che dentro di loro c'era un'anima piena di valori, piena di ideali, di sentimenti, e per cui farli evolvere. Diversamente la Chiesa torturava, uccideva, seviziava, mutilava migliaia e migliaia di persone e soprattutto nel modo peggiore che nessun altro ha mai fatto, le bruciava vive. Per 5 secoli andò avanti così e per 5 secoli ha crocifisso Gesù Cristo sulla croce morale fatta di sangue di tanti innocenti. Come può rappresentare la Chiesa e parlare di Cristo quando l'ha crocifisso così tante volte, uccidendo ogni vittima, ogni malcapitato e spesso, come Giovanna d'Arco, cristiani innocenti?